Tra l'iperuranio platonico e la scorte del demiurgo gnostico nell'epifania del uno ineffabile, può la gnosi rivelare la distinzione meta-ontologica tra il pleroma e il kenoma, e in caso affermativo quali sono le implicazioni ontologiche? Come si può giustificare metafisicamente la prigionia dell'anima platonica all'interno del corpo rispetto alla concezione gnostica dell'illusione e del carcere del mondo materiale? Come si confrontano le dottrine gnostiche del dualismo con il nestorianesimo in termini di distinzione tra la natura umana e divina di Cristo? Qual è la visione gnositica dell'Antropos rispetto all'idea nestoriana della unione delle due nature? In che modo l'arianesimo, che nega la piena divinità di Cristo, si contrappone alla dottrina nestoriana della doppia natura? Cosa accadrebbe se applicassimo il metodo allegorico delle scuole di Alessandria alla comprensione delle ipostasi nestoriane? Qual è la posizione ortodossa di Cena sulla preesistenza di Cristo rispetto alla nozione nestoriana del Dio umano preesistente? Come si può giustificare teologicamente l'idea nestoriana di due persone in Cristo in relazione alle ipostasi della Trinità? In che modo l'apollinarianesimo, che sostiene che Cristo aveva una natura umana senza una mente umana, si contrappone alla visione nestoriana delle due nature con due menti? Può la dottrina marciamita del Dio Vendicatore essere riconciliata con la dottrina nestoriana della natura divina? Mirato infinito, spogliato, ispirato.